The New Stories. La tua informazione libera. Ieri il programma di Chi l'ha visto ha iniziato con un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica, quello di Andrea Rabchuk, di 26 anni, giovane atleta scomparsa nel 2022, e il cui corpo è stato ritrovato di recente. Dopo il ritrovamento di resti umani in un casolare a Castelplanio sulla Monte Carottese, che secondo gli inquirenti apparterrebbero alla 26enne romena. Per il fidanzato Simone Gresti la situazione si complica ulteriormente. Il 44enne, fidanzato della ragazza, era già indagato per omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio di droga. Ora, in seguito all'accertamento irripetibile per esaminare i tessuti rinvenuti, a cui era presente anche il legale dell'uomo, Simone Gresti è indagato anche per istigazione al suicidio. Il dubbio che però Federica Sciarelli espone in diretta: ma Andrea è sempre stata lì, oppure è stata portata in quel posto in un secondo momento? Veronica Briganti, giornalista di Chi l'ha visto, è riuscita a rintracciare un componente del gruppo di youtuber che si era recato nel casale per cercare un rave party. Io ho guardato da tutte le parti, ma il corpo della ragazza non l'ho visto. Noi siamo entrati nel casale e lo abbiamo visitato tutto quanto, perché stavamo cercando degli indizi di un festino, un rave party. Noi abbiamo visto gli angoli delle mura. Ci siamo recati lì perché comunque sapevamo di dover girare tutto in merito al festino. Ma non abbiamo trovato nulla, non c'era niente. La giornalista Veronica Briganti dice: oltre al corpo sono stati ritrovati altri reperti nel casale. Una trave, molto lunga, una sciarpa, lo zainetto e un biglietto. Oltre ai vestiti che Andrea indossava quando si è allontanata. Si spera che tutto questo possa portare ad una verità sulla morte di questa ragazza di soli 26 anni. Per adesso la procura tiene aperte tutte le ipotesi. L'ambiente è molto contaminato, ci sono molte impronte. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.